Now, let's move to the next petition, which is 0760 of 2007, Peace Link on a dioxin alarm in Taranto, and petition 2207 of 2013 by Violante Sion concerning environmental pollution caused by the Ilva plant in Taranto also. The petitioner, Antonia Battaglia, is here representing PeaceLink. There you are. Please, the floor is yours for 5 minutes. Thank you very much. Gentile Presidente, la ringrazio per avermi invitata ad aggiornare la Commissione Petizioni sulla evoluzione della situazione a Taranto. Sono passati 9 mesi da quando sono stata ricevuta qui l'ultima volta, ma poco o niente è cambiato e se dei cambiamenti ci sono stati, non sono stati positivi. Vorrei citarne alcuni, cercando di dare all'Aula anche il senso di profonda frustrazione che pervade i cittadini di Taranto, di sfiducia nelle istituzioni e della delusione nel continuare a constatare che il Governo continua a non essere attento alle terribili conseguenze che l'inquinamento produce sulla popolazione e sull'ambiente. In seguito alla morte dell'operaio Alessandro Morricella, avvenuta il 12 giugno scorso, il reparto AFO2 dello stabilimento è stato posto sotto sequestro dal GIP Rosati, un sequestro che poi il governo si è adoperato per mettere a tacere, scavalcando la magistratura e concedendo la facoltà di uso che era stata precedentemente negata. Un mese dopo, il 23 luglio, è cominciato a Taranto il processo Ambiente Svenduto, con 44 imputati, di cui numerosi politici, la famiglia Riva, le più alte cariche della dirigenza dello stabilimento e del gruppo Ilva. Il numero di cariche politiche coinvolte è sufficiente a far capire quali fossero gli interessi in gioco ed i profitti che l'industria doveva continuare ad assicurare, mentre gli stessi operai e la città portavano sulle proprie spalle il peso della cosiddetta strategicità nazionale dell'acciaio e quello del tradimento dei rappresentanti istituzionali implicati nel disegno criminoso, espressione che il GIP Todisco ha usato per indicare ciò che avvenne e forse avviene ancora dentro l'Ilva e dentro i palazzi della politica tarantina, barese e romana. Sono passati molti mesi, ma PeaceLink continua a registrare ancora oggi valori preoccupanti di inquinanti cancerogeni, mentre il governo sembra aver dimenticato quanto allarmanti siano i dati dello studio Sentieri, più 54% di tumori nei bambini rispetto alla media regionale, i grafici sulla mortalità, e sembra aver anche dimenticato che la stessa ASL di Taranto ha elaborato delle raccomandazioni che invitano la popolazione a tenere le finestre aperte soltanto tra le 12 e le 18 nei giorni in cui il vento spira dalla zona industriale, ovvero molto spesso. A fronte dei dati elaborati nel 2012 dai periti nominati dalla magistratura, le autorità sanitarie non hanno prodotto ad oggi alcun aggiornamento che certificasse un miglioramento della situazione. Si disegna quindi una strategia istituzionale di convincimento del fatto che la popolazione di Taranto debba convivere con il male che deriva dalla fabbrica. Un ricatto quasi vittoriano, la richiesta di una filosofica accettazione del destino in barba a qualsiasi diritto. Ci preoccupano oggi non solo i dati sulle malattie e sulla mortalità in aumento, ma la continuata logica del profitto che mangia il futuro dei nostri operai e degli abitanti dei quartieri Tamburi, Statte e di tutta la città di Taranto. Ma ci preoccupa anche molto la costante volontà da parte delle autorità italiane di continuare a gestire la questione Ilva come un affare privato nel quale la salute dei tarantini è da barattare con l'acciaio di patrio orgoglio. Perché se così non fosse i nostri diritti varrebbero qualcosa e nessuno potrebbe continuare a difendere la gestione attuale dello stabilimento. L'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, non è stata mai realizzata nei punti principali, i più urgenti, la copertura dei parchi minerali, le cappe di aspirazione, la messa in regola del GRF, le benne ecologiche per il trasporto dei materiali, gli scarichi in mare, la gestione dei rifiuti pericolosi. Ma le violazioni non sussistono per la legge, perché il governo continua a cambiare le regole del gioco di continuo, esposta le date ultime per il completamento dei lavori. È stato modificato nuovamente il termine per l'AIA e le date limite per il suo completamento.
L'articolo 8 della direttiva europea sulle emissioni industriali stabilisce pertanto che laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo, quindi non un danno ma addirittura un pericolo, sia sospeso l'esercizio dell'installazione. Ma certe dimenticanze ormai sono state istituzionalizzate e il nuovo decreto ILVA, divenuto legge il 1 febbraio, sposta alla primavera del 2017 l'attuazione dell'AIA. Con quali fondi potranno essere realizzati questi imponenti lavori se le somme che il governo stanzia dalla legge di stabilità servono in realtà a mandare avanti lo stabilimento, perché l'ILVA, secondo stime di ben informati, perde circa 2 milioni di euro al giorno ancora oggi. Tuttora a Taranto permane il divieto di pascolo, ma ci si chiede ancora quanti altri bambini dovranno ammalarsi, quanti altri casi di cancro, di autismo, di malattie cardiovascolari e polmonari, affinché si prenda in considerazione il fatto che l'ILVA è una bomba d'orologeria e che tutti gli sforzi comuni e comunitari andrebbero indirizzati da subito verso un imponente programma di bonifiche, utilizzando gli operai stessi per un periodo di circa 20 anni nella realizzazione di queste stesse bonifiche. Taranto potrebbe sopravvivere molto bene se si disegnasse e realizzasse un piano di sviluppo di attività alternative alla siderurgia, come è accaduto in altre parti d'Europa. Abbiamo visitato la Svezia, la Germania e il Lussemburgo. Riconversioni riuscite, portate avanti con professionalità e senza l'intervento delle mafie che hanno ucciso Bagnoli. Taranto aspetta ed è il momento, secondo noi, di non deluderla. Volevo rispondere molto brevemente al rappresentante dell'Italia. I problemi che si riscontrano dentro l'ILVA, dentro lo stabilimento e nella zona circostante, quindi nella città, non riguardano assolutamente soltanto il periodo Riva, anzi sono dei problemi che continuano ad esserci anche da quando lo stabilimento è sotto amministrazione dello Stato, perché ricordiamo che i report dell'ISPRA, i report dell'ILVA che vengono pubblicati e che sono online, sono gli stessi report a certificare le violazioni, che sono violazioni che non riguardano soltanto la non messa a norma, quindi il non completamento dell'AIA, ma anche le emissioni. Non è assolutamente vero che le emissioni sono state diciamo innocue. Le emissioni sono diminuite perché ci sono 3 altoforni che sono in funzione in questo momento a causa della dimezzazione della produzione per mancati ordini. Però l'inquinamento a Taranto rimane molto preoccupante. L'associazione PeaceLink, con una metodologia, con degli strumenti che sono gli stessi in dotazione all'ILVA e all'ARPA Puglia, riesce a misurare quelli che sono i livelli di IPA e anche da ciò che sono le stime fatte dentro i report dell'ISPRA e dell'ILVA stessa, ci siamo resi conto che i livelli di inquinanti cancerogeni rimangono assolutamente inaccettabili, nonostante siano diminuiti, ma rimangono assolutamente inaccettabili. Ricordiamo inoltre che la posizione geografica della città di Taranto è tale che quando il vento spira dalla zona industriale, quindi da nord, la città rimane sotto vento e tutti gli inquinanti coprono Taranto e la gente ne soffre incredibilmente. Durante il mese di dicembre del 2015 PeaceLink ha registrato 20 giorni in cui praticamente a Taranto non si poteva registrare. Allora crediamo che questa situazione non riguardi soltanto un inquinamento pregresso che può sicuramente riferirsi al suolo, alla falda, al mare di Taranto, ma riguardi un inquinamento che è ancora attuale e che viene certificato dalle relazioni ISPRA, ILVA e da tutte le questioni che noi riusciamo anche a testimoniare attraverso i video, le fotografie e il materiale che mandiamo in commissione. Grazie.